Diciamo che a Capri la situazione si sta normalizzando perché logicamente si sapeva che nel momento in cui si apriva al turismo qualche problema insomma, l'avremmo avuto sicuramente. Diciamo che le casistiche sono diverse. Io penso che solo due casi che abbiamo avuto a Capri recentemente sono legati diciamo, strettamente al turismo, solo due situazioni. Per il resto, diciamo, negli ultimi giorni, insomma, è cominciato a decrescere, non abbiamo altri nuovi segnali, quindi diciamo che secondo noi la questione estiva la possiamo sostanzialmente archiviare, insomma. Quindi da questo punto di vista penso che siamo abbastanza tranquilli. Insomma, c'è ancora gente, gli alberghi sono ancora, c'è ancora turismo, perlomeno fino alla metà di ottobre. Però diciamo che l'afflusso massiccio in termini diciamo, di tanta gente che arrivava insieme, secondo me questo è passato, ma si vede anche dai dati che abbiamo, insomma. Diciamo. Quindi possiamo dire ora la situazione è sotto controllo e tutti con la Sì, mascherina. diciamo che sempre noi la mascherina l'abbiamo messa già parecchio tempo fa, la mascherina. Anzi, possiamo dire che abbiamo intuito già quest'estate. Quando nei fine settimana c'erano assembramenti, troppa gente, abbiamo imposto la mascherina dalle 6 del pomeriggio fino alle 4 del mattino, poi ci fa piacere che è stata anche insomma, fatta a livello governativo, estesa tutta la settimana e poi anche diciamo, prima di Ferragosto è imposto la mascherina in tutta una serie di zone del centro, quindi la maggior parte del territorio e anche Marina Grande, proprio perché in realtà c'era questa situazione che bisognava monitorare. Diciamo che bisogna tenere la guardia molto alta perché i dati generali anche europei non sono molto confortanti, però la cosa positiva è che rispetto al mese di marzo sicuramente la regione Campania è una regione attrezzata, organizzata, insomma anche un po' la coscienza generale che cresce su questo argomento, quindi diciamo che sicuramente siamo in condizioni molto più favorevoli rispetto insomma, a marzo, insomma, il contesto è completamente diverso.